Franco Bernabè, progetto di wifi pubblico, libero, gratuito, una rete di reti che parte dalla provincia di Roma. Come lo vive l'amministratore delegato del più grande gruppo di telecomunicazione italiano, un progetto di questo tipo? Come lo vede? Voi che siete così impegnati nell'innovazione, nel portare la banda larga e le connettività al paese. Ma io credo che se il progetto di wifi libero si integra con tutto il resto dei progetti infrastrutturali che portano la banda larga sia in mobilità che fissa ai cittadini, credo che sia molto utile. Potrebbe addirittura essere uno stimolo all'utilizzo della banda larga, perché in realtà poi il problema che noi abbiamo non è tanto un problema di diffusione dell'infrastruttura quanto di diffusione dell'utilizzo. E avendo una popolazione mediamente abbastanza anziana in Italia, anzi fra le popolazioni più anziane del mondo dopo il Giappone, e quindi poco scolarizzata, poco informatizzata, poco disponibile alle tecnologie, il fatto di avere la disponibilità gratuita del wifi potrebbe essere una specie di try and buy, soprattutto se integrata, e questo direi che dovrebbe fare la provincia, da attività di formazione all'utilizzo. Ecco, io credo che così come noi ci siamo impegnati nella formazione delle persone anziane, perché i giovani hanno poco da essere formati, cioè i giovani internet ci sono praticamente nati, ma gli anziani possono trovare in internet un utilissimo strumento di socializzazione. Se l'infrastruttura viene accompagnata da attività di formazione, da attività di scolarizzazione, io credo che sia estremamente utile, va vista come un'attività complementare a quello che facciamo noi. Zingaretti parlava di questo progetto come di un progetto di federalismo, di una rete di reti. Questo mese proprio su Wired, l'avevamo parlato qualche settimana fa a Venezia, abbiamo lanciato l'idea del federalismo digitale come sistema per portare la banda larga in tutta Italia. È cioè invece di fare un grande progetto nazionale, visto che la politica è purtroppo occupata a fare altro, spingere gli enti locali a fare dei progetti, come è accaduto in Lombardia, come accade in Trentino, come vogliono fare in Basilicata. È un approccio che vi vede favorevoli o perplessi sul fatto di fare? Assolutamente, assolutamente favorevoli, perché a livello locale si trova volontà, iniziativa, disponibilità politica, qualche volta anche risorse. Quindi direi che un'iniziativa che io non chiamerei federale o federalista, ma è l'iniziativa, è la coalition of the willing, cioè la coalizione di volonterosi. In questa coalizione, per il bene e non per la guerra, ci sono iniziative locali sulla banda larga.